Salve signori, questo video è parte di una mia maratona nel quale creo un videogioco al mese per 12 mesi, ogni mese di un genere diverso che non ho mai fatto prima e che scegliete voi. Per il mese di aprile ha vinto con la maggioranza assoluta il genere dei card game. Gli altri due generi come al solito non verranno scartati ma riappariranno nei sondaggi futuri. Sondaggi che se non vuoi perdere faresti meglio iscriverti, anche perché entro quest'anno dobbiamo arrivare a 2000 iscritti. Com'è successo? Com'è possibile? È passato meno di un mese! Vabbè, restiamo concentrati. Card game. Inizialmente la mia idea era quella di inventarmi un gioco tipo Inscription, o comunque un gioco nel quale si fanno combattere creature, come praticamente tutti gli TGC moderni. E avevo anche iniziato ad abbozzare qualcosa, ma ho ben presto cambiato idea. Siccome sono un amante delle cose caotiche, delle cose strane, mischiate, ho pensato, e se facessi un gioco di carte con le normali carte da gioco, ovvero le carte francesi o le carte napoletane, ma tutte insieme? Ed è così che nasce Everything Everywhere All At Card. Un gioco che mischia le regole di poker, quelle di scopa e con l'aggiunta di carte di uno e alcune carte dei tarocchi. E il nome mi è stato consigliato da uno di voi nei commenti sotto un post. Bello, mi ha fatto molto ridere. Solitamente nei video faccio un riassunto di come è andato lo sviluppo, ma questa volta col gioco in sé c'è già abbastanza da parlare. Siete pronti a sapere come funziona? Bene, prendete carta e penna perché qui c'è da concentrarsi. Ma preferisco fare una spiegazione delle regole dal vivo, con delle carte fisiche. Quindi... oh, eccole qua. Sì, perché prima di spendere oltre 50 ore a programmare questa follia, dovevo prima assicurarmi che fosse divertente e funzionale. Quindi ho formato questo mazzo di carte prendendo le carte che mi servivano dai vari giochi. E durante questo mesetto ho giocato varie volte con i miei amici. E dopo qualche piccola modifica alle regole ci siamo resi conto che è un gioco davvero avvincente, che tiene incollato entrambi i giocatori fino alla fine della partita, dato che le sorti della partita possono ribaltarsi anche all'ultimo round. Ovviamente abbiamo giocato anche in Inscription. Sì, si può giocare in Inscription a due giocatori con le carte che ho fatto. Buonasera. Ogni giocatore ha 8 carte in mano tutto il tempo. Il gioco di base è come se fosse poker, quindi si sceglie un punto di poker con 5 carte. Il giocatore col punto di poker più alto vince la mano corrente, con la differenza che però i punti di poker si possono fare anche con carte provenienti da giochi diversi. Ad esempio questo qui sarebbe una doppia coppia, perché abbiamo 9 e 9 e 7 e 7. Ad esempio, se io gioco questa mano e Vittorio, il nostro cameraman, gioca quest'altra mano, ovvero 8, 8 di scopa, 8, vabbè, delle carte napoletane, 8 verde di 1 e altre due carte a caso, questo qui vale come tris, e quindi tris vince su doppia coppia e quindi Vittorio vince questa mano. Di conseguenza, chi vince una mano di questo gioco raccoglie tutte quante le carte come se fosse scopa e se le prende in un suo mazzetto di carte raccolte. Alla fine il vincitore sarà la persona con più punti nel proprio mazzetto. I punti si fanno semplicemente avendo quante più carte possibile, oppure con alcune combinazioni particolari. Ad esempio, se nel mio mazzetto finale di carte raccolte ho un più 2 o un più 4, rispettivamente più 2 e più 4 saranno aggiunti al mio punteggio finale. Oppure tutti i punti di scopa, quindi la primiera, i danari e il 7 bello, valgono 15 punti. La primiera, vabbè, un punto difficilissimo a spiegare se non conoscete scopa. Se conoscete scopa, già lo sapete, se non lo conoscete, andatelo a sapere. Se non lo conoscete perché non siete napoletani, cosa gravissima, diventate napoletani. Penso che scopa si gioca in tutta Italia. Ah, non lo so, in realtà. Ora passiamo alle carte di uno. No. Ci sono varie carte che hanno degli effetti speciali. Ad esempio, queste carte di uno, il divieto, il cambio giro, e tutte le carte dei tarocchi, che sono le super carte, che sono le più forti del gioco, che devi sempre sperare di raccogliere tu e devi sempre avere paura che il tuo avversario raccolga. Per usare una carta con un potere speciale, semplicemente la si piazza nel proprio punto di poker, quindi nelle proprie 5 carte, e appena viene piazzata, appena parte il turno, ha effetto. Il suo effetto è quello che ci scambiamo le carte che abbiamo in mano. Quindi se io ho 3 carte e il mio avversario ha 3 carte in mano, perché giustamente se ho 8 carte, ne piazzo 5 per terra, me ne rimangono 3 in mano, io scambio le mie 3 carte con le mie 3 carte avversarie. Lo stupido Matteo mi ha dato il 7 bello. Questo può essere molto utile perché siccome possiamo vedere il retro delle carte dell'avversario, se io vedo che l'avversario ha una carta dei tarocchi, che ha un retro diverso, io potrei rubarmela con questa carta qui. Il divieto o la skip card di uno è una delle carte più strane in realtà, perché quello che fa è che quando viene piazzata il suo effetto è che blocca la mano avversaria, quindi qualunque cosa ci sia qui ritorna in mano dell'avversario e io vinco ma solo ciò che io ho piazzato. Quindi è molto utile per assicurarsi alcuni punti facili. Ad esempio in questo momento qui io so che vincerò solo queste 5 carte, quindi non tutte 10, ma mi assicuro il 7 bello, un altro 7 che è utile per fare la primiera, un denaro e il più 4 che verrà 4 punti assicurati alla fine della partita. Passiamo finalmente al succo della situazione, ovvero le carte dei tarocchi, queste super carte fortissime. Partiamo dal sole. Il sole è la più semplice delle carte dei tarocchi e in pratica ti assicura un round. Vinci in automatico la mano corrente. Questo perché il sole nei tarocchi è il simbolo di
vittoria, mo non mi faccio troppo capace, ma insomma. Andiamo con la prossima carta dei tarocchi, la mia preferita. La torre, simbolo di distruzione e di incertezza. Perché incertezza? Perché questa carta è in grado di eliminare totalmente dal gioco una regola del gioco stesso. Quindi io la piazzo e dico quale regola cancellare. Ed è per questo che si gioca col foglio delle regole sempre a fianco. Ora qui non si capisce niente perché non so scrivere, però in gioco c'è un fonte, quindi si può capire. Mettiamo caso che l'avversario mi ha giocato il sole e io contemporaneamente ho giocato la torre. L'avversario dice, ok, ho vinto perché ho giocato il sole. Io dico, no, non hai vinto perché il sole non vale più a niente, perché io cancello la regola del sole. Assurdo. E questa regola non si limita soltanto alle regole di altri tarocchi, ma può eliminare qualsiasi regola del gioco, anche di qualsiasi altro tipo delle carte. Ad esempio, il mio avversario qui ha giocato un tris di 7, e sta per portare a casa ben 3 set di scopa, tra cui il 7 bello, che vale ben 15 punti, e io ho una doppia coppia. Normalmente in poker la doppia coppia vale meno del tris, ma io con la torre posso cancellare la regola del tris, quindi il tris non vale più niente, non esiste più nel poker. Quindi qui non c'è altro che una semplice coppia, e io che ho doppia coppia vinco la mano e mi assicuro 3 set di scopa e il 7 bello. Altro modo in cui può essere utile: se io vedo che il mio avversario ha già raccolto il 7 bello, io posso usare la torre nei turni successivi e dire no, la regola del 7 bello non esiste più. E dove gli angulo? Il diavolo, simbolo di sventura, una cosa del genere. In poche parole, quando la usi, il tuo avversario avrà per il resto della partita, quindi fino alla fine, una carta in meno a disposizione nella sua mano. Quindi invece di avere 8 carte fra cui scegliere, ne avrà solo 7. Poi abbiamo la ruota della fortuna. Questa è una delle carte che bisogna sempre tenere a mente mentre si sta giocando. Qual è il suo effetto? In poche parole, quando viene utilizzata, scambia i mazzi delle carte raccolte. Quindi se tu hai raccolto pochissime carte, io ne ho raccolte tantissime, tra cui magari, che ne so, anche 7 di scopa, il 7 bello, i danari, queste cose qua che mi faranno avere i punti alla fine, quello che fa è scambiare i mazzi. Tu la usi e io sono costretto a darti il tuo mazzetto, il mio mazzetto, e prendermi il tuo. Questa carta non è un po' troppo forte, è un po' sbilanciata? E beh, no, qui ci sono vari modi per counterarla. Ad esempio, la torre. Se tu hai vinto per tutta la partita e hai la torre, puoi dire, per sicurezza, metti caso che alla mia avversario uscirà la ruota della fortuna, io cancello la regola della ruota della fortuna, e dal momento in poi la ruota della fortuna è una carta inutile, un pezzo di carta, e quindi mi assicuro la vittoria. Oppure, un altro modo per counterarla è tramite il prossimo tarocco. Il full, il folle, il matto. Il potere del folle è quello di essere utilizzato come qualunque altra carta di tarocchi a scelta, è come se fosse il matto, quindi la matta, però per i tarocchi. Quindi, se il mio avversario mi usa la ruota della fortuna contro, io posso dire no, la uso di nuovo come ruota della fortuna e quindi mi riscambio i mazzetti, e quindi è come se nulla fosse successo se la scambio due volte. Oppure posso usarla come torre e cancellare un'altra regola che magari va a mio vantaggio. Oppure posso usarla come sole, se già sto vincendo posso usarla come sole per vincere ancora più punti. Oppure posso usare il devil e poi il full come se fosse un altro devil, e quindi fare in modo che il mio avversario abbia solo 6 carte fra cui scegliere. Infine abbiamo il mago, che è come se fosse una versione più forte del cambio giro. Il cambio giro rubi le carte un po' alla cieca. Il mago invece, simbolo di onniscienza e tutte cose, l'avversario ti fa vedere di che carte ha e tu puoi scegliere quali rubare e quali non rubare. Salutiamo i nostri co-host Domenico. Ciao. Vittorio. Ok, anche se non sapete niente di computer, potete facilmente intuire che programmare tutto questo assurdo sistema di gioco, con regole che possono letteralmente cambiare durante la partita, è una totale follia. Infatti è stato il gioco della maratona su cui più ho speso ore di lavoro, ben 56, quasi tutte fatte dal 22 aprile, siccome prima avevo un esame, fino al 5 maggio. Un'apologia del crunch, praticamente. Un saluto a Mara. Sapete, a volte quando mi metto a programmare registro lo schermo per poi dopo fare dei timelapse. E questa volta avevo accumulato 27 ore di registrazione, che state vedendo adesso velocizzato di 208 volte. Credo che questo sia il progetto più complesso che abbia mai fatto. Molto piccolo, ma molto complesso. Per non parlare del fatto che ho dovuto creare un'intelligenza artificiale che comprendesse questa folia di gioco e ci sapesse giocare. Intelligenza artificiale che ho chiamato lo zio, e che ogni tanto ti dà consigli utili su strategie che puoi usare durante il gioco. Piccole aggiunte che volevo fare riguardo l'estetica del gioco. Ho commesso uno dei peccati capitali della pixel art, ovvero che carte di giochi diversi hanno dimensioni di pixel diversi. Ma è quasi fatto apposta per far notare ancora di più la discrepanza tra carte provenienti da giochi diversi, far notare quanto non dovrebbero stare assieme e invece lo sono. Poi vabbè, lo so che il 99% dei giocatori non lo noterà mai, ma comunque. Ah, questo è un buon momento per far notare che in realtà le carte di uno hanno su scritto ONU, per evitare di farmi andare in galera. E un'altra cosa, i disegni di queste carte dei tarocchi non li ho fatti io, le ho viste su Itch da un certo Rain Drinker, e siccome mi sono piaciuto un sacco gli ho chiesto bro, posso usarle? E lui, sì, tieni. Quindi grazie Rain Drinker. Ah, e volevo far notare anche quanto è soddisfacente il suono delle carte che ho registrato totalmente a caso col microfono del telefono.
E questo gioco è stato anche la mia consegna per una particolare Game Jam, la competizione di Game Maker Italia del 2024, in cui in teoria c'è un intero anno di tempo per creare un videogioco, e io ci ho messo tipo 2 settimane, ma va bene così, dato che credo che nessuno dei partecipanti sia così folle da applicarsi davvero per un anno intero. Quindi purtroppo non posso ancora pubblicare il gioco a tutti finché non ci sarà il verdetto finale della giuria, ma non ci vorranno più di 10 giorni massimo comunque. Quando potrò pubblicarlo farò un altro video per avvisarvi. Nel frattempo ricordatevi che a breve pubblicherò il prossimo sondaggio per decidere il gioco di maggio. Non mancate! Il full, il folle, il matto. Il pazzo. Il pazzo. Folle, il folle del culo. Il pazzo in culo coglione. La motocicletta.